Ciao a tutti Ombriverse e benvenuti in questo nuovo Weekly Vlog. Ragazzi, quale inizio migliore se non aprire questo video con la birra in fermentazione? Allora ragazzi, questa settimana in realtà non si apre con solo notizie positive, ma si apre anche con una notizia brutta. Cioè non chissà quanto, però insomma una notizia triste. Oggi è martedì 30 gennaio e come saprete dal precedente Weekly Vlog, domenica scorsa ho brassato la mia Black Cross, l'Imperial Stout. In pratica ero già pronto con la Reflex per girare la videocotta, solo che a un certo punto ho dovuto interrompere le riprese perché ho avuto necessità di concentrarmi sulla cotta, perché sono successe un paio di cose strane che se non gestite mi avrebbero portato a buttare tutta la birra. Oltre ad aver introdotto il mesh reiterato nella ricetta della Black Cross e quindi già per questo motivo c'era un po' di difficoltà in più, perché bisognava ricalcolare tutte le dosi, tutte le quantità, la chimica dell'acqua, insomma, bisognava ricominciare da zero con questa birra. Al di là di questo, che insomma me lo aspettavo, era tutto in conto, una cosa che non mi aspettavo è stato il comportamento di Birlab. Mi spiego meglio. Ovviamente siamo ancora in beta testing, questa è la terza cotta per quanto riguarda il beta testing di Birlab, e Andrea ci ha fornito a noi tester il nuovo firmware di Birlab con delle migliorie per quanto riguarda gli algoritmi di riscaldamento. Questi algoritmi di riscaldamento ovviamente vanno tarati. Sebbene Andrea abbia in mente di far uscire una taratura automatica prima della messa in commercio, per adesso la taratura è soltanto manuale. Io ovviamente non l'ho fatta, cioè nel senso le mie cotte sono la taratura dell'impianto. E quindi a un certo punto, con i parametri di default che c'erano inseriti nel firmware, il mio impianto è andato in oscillazione. Ha iniziato a oscillare con delle sovraelongazioni paurose di 2 gradi, cioè insomma, rispetto alla cotta precedente che ero riuscito a restringere queste sovraelongazioni, non sono riuscito, diciamo, questa cotta è andata peggio rispetto alla precedente. Infatti quello che farò per la prossima cotta sarà ripristinare i vecchi valori di taratura che avevo per la seconda cotta e partire da quella condizione per cercare di migliorare, perché in pratica mi sono trovato in un vicolo cieco. Per questi motivi, sommata anche la stanchezza di dover fare 2 mesh uno dopo l'altro, insomma, questa cotta è stata molto faticosa, ho deciso di non fare le riprese. E quindi ragazzi, per quanto riguarda la terza videocotta di questo test, cioè, ovvero la Imperial Stout, non vedrete la videocotta. Ovviamente ve ne parlerò senza risparmiarmi sul mio sito, nella pagina dedicata al beta testing di Birlab. Ciao a tutti amici Ombriverse, allora oggi è venerdì 2 febbraio e ragazzi, questo weekly vlog è stato un po' anomalo, dato che non sono riuscito a fare tantissime riprese durante questa settimana, anche perché non è chissà cosa sia successo. Ad ogni modo sono preso da tantissime cose e sto anche studiando come un cretino, dato che mi sono messo in testa di volermi laureare per davvero e forse ci sto anche riuscendo. Allora ragazzi, vi faccio un riassunto veloce della settimana, anche perché questo weekly vlog diversamente non avrebbe senso. Allora, mercoledì sera, ora lascerò scorrere delle riprese mentre parlo, delle riprese che mi ha fatto Tommaso. Mercoledì sera c'è stato il mio primo corso, la prima lezione del mio corso al Club 33 Giri di Santa Maria. Ragazzi, è stato veramente molto emozionante. All'inizio ero un pochettino emozionato, poi abbiamo rotto il ghiaccio, siamo entrati nell'argomento, ho iniziato a parlare ed è stato bellissimo, una bellissima esperienza. Come avevo detto anche nello scorso weekly vlog, questo è il mio primo corso dal vivo, sebbene abbia fatto in passato qualcosa, ad esempio un workshop sull'automazione a Sarno, in provincia di Salerno. Però ragazzi, questo corso al 33 giri è qualcosa di nettamente diverso, dato che l'ho preparato tutto da solo, senza dipendere da nessuno. Diciamo il successo o l'insuccesso di questo corso dipende tutto da me, ed è ragazzi qualcosa veramente di bellissimo. Spero infatti di poter riproporre questo corso in tantissime altre situazioni. Ieri giovedì non è successo niente di rilevante dal punto di vista casalingo brassicolo, e tutto quello che vedrete oggi o domani, dipende un attimo da come ci organizzeremo, sarà il travaso
della Black Cross, che ha finito la fermentazione tumultuosa e dobbiamo vedere come si è comportata in fermentazione. Io penso che abbia già raggiunto abbondantemente la FG. Però insomma la travasiamo, la misuriamo e vediamo un attimo se i problemi avuti durante la cotta sono stati rilevanti oppure se abbiamo ottenuto l'FG che mi aspettavo. Lo scopriremo oggi o domani. Se guardate chi c'è, sai, mi hanno chiesto di te. Sono vivo. Mi hanno chiesto, ma Tommaso che fine ha fatto? È ancora vivo? Sì, Eccolo, ogni andatelo, tanto. eccolo. Ogni Ciao. tanto risorge. Allora ragazzi, eccoci qua. Siamo pronti per travasare la Black Cross, ragazzi. E prima ancora di travasare la Black Cross, ora prepariamo le Le chips. black chips. Le Black Chips. Ora, il problema, sai qual è? Ti ricordi quel room che avevamo? Carta plata! Bellissimo. Ok. L'hai scoppiata la bottone. No, l'ho perso. Non riesco a Come trovarlo da hai nessuna perso parte. il room? Allora, Perché ce lo siamo bevuti? no, abbiamo usato No. tanto. Infatti. Ragazzi, ho cercato dappertutto. Ma Abbiamo sapete perso. dove sta? Sapete dov'è il room? Carta plata! Quindi ho trovato nei cassetti di sopra, ho Ecco. sottratto questo room a mia mamma che usava per fare i dolci. Non so che cos'è. Room? Trovadores. La carta plata Ho visto un Trovadores. room di 10 euro, quindi ho Fa visto su schifo internet. comunque. No, non so se fa schifo, ma insomma è uno stabilimento di Caserta, un room casertano. Chiaramente siamo famosi per il rum, no? Ha un vago odore di rum. Vabbè, Spento. questo qua stava nel cassetto di mia mamma, nella credenza di mia Da mamma quando ho fatto da 18 anni, sì, forse da 49 anni. ok. Ok, bene. È stato comprato per fare qualche dolce e ora noi lo useremo per aromatizzare le chips. Più che per aromatizzare le chips, questa qua è una cosa che volevo chiarire. In realtà noi mettiamo le chips a bagno nel rum, perché è vero che prendono un po' di sapore di rum, ma in realtà scaricano La tutta merda quella di rum. astringenza che darebbero al mosto. Noi invece le facciamo scaricare nell'alcol, poi le filtriamo e le buttiamo insaporite al rum nel mosto. Ok, procediamo. Usiamo le stesse chips del barley wine, usiamo quelle lì americane, chips di rover americano. Bucinquante? Sì, una cinquantina. Stanno fumando. Eh sì, c'è un po' di polvere. Fermati, fermati. Va buono così. 40, 48. Va bene, a occhio vanno bene. Olle! Vediamo. Poi bisogna fare una cosa. Bisogna fare un Ah, movimento ben preciso. ragazzi, attenzione. Questa cosa è la più importante di Di tutte. tutte. Altrimenti dovete buttare la black, la birra. Vedi? Sono fatto tuppettino, Tuppitero, mi ricordo. Ricordo che era tuppitero. Ecco, meno male, tuppettino. Ci siamo meno male. preventivati. Sì. Le ci sono fede. Le ci sono fede. Ora questo rum e pera. Ve lo bevete fra una settimana Intero con tutte le con chips. tutte le prendiamo 6 ml di Star Sun. Mi raccomando, non c'è l'. Non c'è l'. 6 ml In 10 l. No, no, in 3. in 3 ml. Andrea Che bella schiumetta. Perché non ci mettici l'. la mano dentro? Non No. ci puoi mettere la mano dentro? Ma perché? Ce l'ho già bianca la mano, non si apposta. Ok, mo lo lasciamo un attimo, un minutino in infusione. E Queste così il coperchio in acciaio inox. cose. È stato sanificato. No, no, non sublima. Non sublima. No. Eccoci qua. Bene. Prego. Questo è più difficile. Questo è più difficile. Questa ci vuole un po' di tecnica. Sono anni di danze. Voi guardate la faccia, è importante. L'operazione serve per far sì che il La rubinetto sfera si impregni di sanificante. dentro fuori. Qua facciamo così. Questo qua Ah, che bello! lo tiriamo giù. Ecco, come farsi venire un'ernia. Prima lezione. Volta è stato più difficile. Grazie, c'è una densità. Sono più di 30 kg. Oggi. Ci sei? Vai.
cascino, cacchio. Ecco qua. We did it. Mamma mia. Lievitino. Oh, c'è. Cazzo, mi è arrivata una botta di calore. Sì, è l'alcol. Mamma mia. Olli. Ragazzi, guardate. Arriva un odore proprio di mollica di pane. Ragazzi, mi raccomando, in questa fase non sputate nella birra. In questa fase è importante non sputare nella birra, ragazzi. Vieni a mettere un naso là dentro. Uno solo, però. L'altro, metti solo un naso. Cosa ti arriva? Com'è? Ti arriva l'alcol negli occhi? Negli occhi, sto fregando gli occhi. Ovviamente, ragazzi, la cosa... Madonna mia. Porca troia. Guarda che fondo. Ovviamente, ragazzi, la cosa positiva è che... cioè, che è successa indipendentemente da quello, dai problemi che abbiamo avuto durante la cotta, la cosa positiva è che abbiamo ottenuto più litri, perché la filtrazione è stata migliore, siamo riusciti a cacciare fuori più litri, e quindi, ragazzi, abbiamo ottenuto invece di 28 30 litri, però invece che a densità 95 l'abbiamo ottenuta a densità 90, quindi insomma abbiamo avuto un'efficienza estrattiva schifosa, ma un'efficienza globale più o meno prossima a quella teorica. Muy bien. Secondo me è arrivata 1,20. Speriamo. Se è arrivata 1,20 è poco, cioè nel senso assai, appena ad assai. Però se è arrivata 1,20 ci salviamo. Se è sceso sotto 1,20. Però non credo, dai, che cacchio. Diciamo, l'ideale sarebbe stato 1,30, considerata la densità di questa bambina. Ci siamo? Sì, sei sì. Pronto? Sta intorno a 1,20, sarà 1,18. Deve togliersi la schiuma. Quindi abbiamo attenuato un bel po' rispetto alla volta precedente. Speriamo soltanto che non risulti troppo secca, perché sennò l'alcol poi ci scicchia il cervello. Sì, sta sulla ventina. Sta sulla ventina. Dobbiamo aspettare un po'. Sì, 1,20 preciso. Vieni a inquadrare. 1,20 lo accetto. Lo vedi? Sì. Proprio sta sulla linea del 20. C'è ancora la schiuma intorno. Però, insomma, è chiaro che è 1,20. Quindi, ragazzi, va bene così. Cioè, sarebbe stato meglio 1,30, però... Considerate i problemi che abbiamo avuto. Sicuro che non vuoi una mano, ok. Ci sono importanti anche i gemiti di dolore. Mamma mia. E quindi abbiamo travasato e lavato la birra. E questo è il mio. Sei tu questo? E il mio dov'è? Ah. Allora abbiamo lavato la birra e travasato il fermentatore. E io ho perso il mio cellulare che sta lì. Ora cosa facciamo? Ragazzi, la birra quindi è partita da una OG di 1,90 ed è arrivata un FG presunta, perché potrebbe sempre succedere qualcosa, un FG di 1,20. Insomma, ragazzi, stavamo 5 punti, abbiamo perso 5 punti di OG e abbiamo perso anche 5 punti di FG, che non è foggia. Quindi siamo arrivati a un grado alcolico di 9,4%. E questa cosa è molto bella. Bene, amici brewers, quindi questo weekly vlog finisce qui. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto e vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, qualora non siete ancora iscritti, e cliccare sul logo della campanella per non perdere nessun aggiornamento sugli usciti dei miei video. Se capite niente. E beh, tanto uscirà... Okay. Fatelo! E mi raccomando, seguitemi su tutti quanti i miei social come Facebook, Instagram e il canale Telegram. Bene, amici, ci vediamo venerdì prossimo!